Benvenuto o benvenuta in questo nuovo video. Oggi parliamo di blues minore e lo facciamo analizzando in particolare due scale, il modo eolico oppure eolio e la scala blues. In un tradizionale blues minore di 12 misure abbiamo la possibilità di suonare sulle prime 8 misure un bel modo eolico. Eccolo qui. Ciò è possibile in quanto all'interno delle prime 8 misure troviamo rispettivamente il primo e il quarto grado di una tonalità minore, per cui il modo eolico e dunque la scala minore naturale ci sta veramente a pennello. Per un primo approccio al blues minore ti suggerisco poi di utilizzare all'interno delle ultime 4 misure, dunque il third around, una scala blues, in maniera tale che possiamo proprio andare a cementare il suono del blues stesso. Proviamola! Con queste due scale, il modo eolico all'interno delle prime 8 misure e la scala blues all'interno del turnaround, dunque le ultime 4 misure, possiamo già cominciare a divertirci moltissimo sperimentando differenti idee che hanno naturalmente differenti sonorità. Dando un'occhiata alla struttura e alla situazione armonica, troviamo un bel do minore settima per le prime 4 misure. Abbiamo poi il quarto grado e quindi fa minore settima, ritorniamo al do minore settima e approdiamo al turnaround, che può essere seguito ad esempio con un bel re semidiminuito, sol settima, quinta alterata, do minore settima e nuovamente sol settima, quinta alterata. Le soluzioni e le possibilità sono naturalmente infinite e questa è proprio la bellezza del jazz. Andiamo a fare un giro di improvvisazione cercando di divertirci applicando all'interno delle prime 8 misure il modo eolico e all'interno del turnaround una bella scala blues. Partiamo! Per oggi è tutto. Se ti piace la chitarra jazz, ti invito a dare un'occhiata alla mia accademia, Art Jazz per Tutti. Al momento è chiusa, ma se sei interessato puoi iscriverti alla lista di attesa e verrai informato quando riaprirà. Nel frattempo puoi scaricare la mia masterclass gratuita che trovi in descrizione e anche un bel ebook blues che trovi anch'esso in descrizione. Se questo video ti è piaciuto ti invito a lasciare un bel like e ad iscriverti al canale. E noi ci vediamo alla prossima. Ciao!